Aggredito e rapinato in casa un 47enne. Caso Tecnova, oggi i primi stipendi. Il comune di Lecce dichiara guerra a Cicche e Volantini. Prima dote per i bambini leccesi. Bertolacci in forze col Cagliari. Cari amici di Lecce News 24, ben ritrovati. Brutta avventura ieri per un 47enne con un escamotage. Tre banditi sono riusciti a intrufolarsi nella propria abitazione di Torre Chianca. Magro però il bottino, Alina Spirito. Fare bene non sta bene, avrà pensato un operaio 47enne quando questa notte ha prestato soccorso a un giovane che ha bussato alla porta della sua abitazione, che sorge in una zona isolata della marina di Torre Chianca. Tutto è avvenuto intorno alle 22:30, quando lo sconosciuto si è presentato alla porta con il volto semicoperto dal giubbotto, sostenendo di essere rimasto con l'auto in panne qualche metro più avanti. Dal nulla poi sono sbucati i due complici, sempre con il volto coperto, che si sono introdotti con forza nell'abitazione. Misero il bottino, due computer portatili, un telefono cellulare. Arraffato in fretta quelle poche cose, i malviventi si sono dileguati, forse a bordo di un'auto. La vittima, colpita alla testa dal calcio di una pistola, ha prontamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Lecce. Per ora non si esclude nessuna pista. E la guardia costiera di Otranto ha tratto in salvo ieri mattina tre marinai rimasti bloccati a 16 miglia dalla costa su una barca ferma a causa dell'avaria del motore. Difficile le operazioni di soccorso a causa del forte vento. E ritorniamo ad occuparci del caso dei lavoratori di Tecnova. Oggi alcuni di loro dovranno ricevere parte dello stipendio, 1.500 euro. Tutto doveva iniziare alle 9, ma è stato posticipato a dopo pranzo. Nell'attesa siamo stati in loro compagnia, vediamo. Nei loro occhi la speranza. Stanno correndo in queste ore nella sede dislocata della provincia in via Botti per poter afferrare fra le mani la prima parte dei loro stipendi. 1.500 euro, un misero acconto che alcuni di loro ci confessano serviranno a ben poco, perché per vivere in questi mesi abbiamo dovuto prestarceli. Il loro pensiero va al 30 aprile, data in cui riceveranno tutti i mesi arretrati. La fortuna oggi tocca però solo a 360 di loro, ovvero i lavoratori Tecnova contrattualizzati. Per gli altri, la CGL, UGL, CISL e UIL stanno tuttora lavorando per ricostruire il loro percorso. Che sono contento che devo avere queste 1.500, però come la maggior parte di queste persone, queste 1.500 ormai sono debito, quindi perché per tre mesi che non mi hanno pagato abbiamo prestato soldi, quindi sono tutti soldi debito, dobbiamo ridarle di nuovo alle persone. In attesa dell'inizio dell'incontro abbiamo provato a imparare un po' di senegalese. Come hai detto, come stai? Come va? Stai di Nangadef. Nangadef? Sì. Come rispondo? Bene, mangifi. E il comune di Lecce dichiara guerra a Cicche, Mozziconi e Volantini. Oggi a Palazzo Carafa l'assessore Garrisi ha illustrato il nuovo progetto dell'amministrazione comunale. Miriam Gabellone. Vigili urbani e ispettori ambientali in giro per la città a punire i trasgressori e vigili nonni ambientali a controllare, educare e sensibilizzare i cittadini ad adottare comportamenti civili e corretti. Stop alle cicche e mozziconi di sigaretta per terra in strada e stop al volantinaggio selvaggio. Il comune dice basta e lo fa emanando due ordinanze. Per i meno attenti, per coloro che non le rispetteranno, per gli incivili, la multa è d'obbligo da 25 a 500 euro in base alla trasgressione. Oggi presentiamo le due ordinanze che hanno d'oggetto la irregolare diffusione di materiale pubblicitario, quindi quella regolare è consentita perché lo prevede la legge, noi vogliamo colpire tutta quella irregolare e quelle persone che una volta che si trovano pieni di questo materiale pubblicitario lo buttano in mezzo alle strade. Con l'altra ordinanza invece è più un aiuto che chiediamo a tutti i pubblici esercizi di Lecce, gli chiediamo di mettere dei posacenere all'esterno dei loro esercizi per eliminare un problema che anche questo è diffuso nella nostra città, cioè le cicche e le sigarette che si vedono buttate per terra. Rimaniamo sempre a Palazzo Carafa, arriva la prima dote per i bambini leccesi. L'amministrazione comunale di Lecce ha iniziato ad erogare l'assegno relativo alle misure di sostegno per le famiglie bisognose che hanno a carico bambini dai 0 ai 36 mesi. Per noi Miriam Gabellone.
Previsto dal programma di interventi per la realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità a favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi, l'assegno di prima dote per i nuovi nati è un contributo monetario erogato dalla Regione ai nuclei familiari che si trovano in una situazione economica di profondo disagio derivante dal reddito insufficiente. La prima dote è una risposta concreta ai bisogni essenziali di cura che una famiglia affronta nel percorso educativo e di crescita dei propri figli, che si manifestano con maggiore intensità nei primi anni di vita. I destinatari e le modalità con cui verrà erogato il contributo ce lo spiega Roberto Martelli, la presidente del piano di zona ambito territoriale sociale di Lecce. I destinatari sono tutte quelle famiglie che avevano un primo nato fino a un'età di 36 mesi, da 0 a 36 mesi all'atto della presentazione della domanda, che era il 4 marzo del 2010, dove era stato bandito questo bando. L'importo complessivo è di 394.000 euro circa, quindi tutte quelle famiglie che avevano questi requisiti e con un reddito inferiore ai 5.000 euro potevano partecipare. La parte tecnica del piano di zona, le assenze sociali hanno istruito tutte quante le pratiche, che erano circa 380, 180 sono i beneficiari, 70 della città di Lecce, famiglie che hanno beneficiato da un minimo di 200 euro fino a 2004, che era il massimo che potevano percepire, perché massimo è 200 euro al mese, e quindi ci sono state 70 famiglie leccesi che hanno avuto l'opportunità di avere questo assegno, quindi anche come contrasto alla povertà, per l'aiuto proprio nell'assistenza di questo figlio. L'Istat rende noto che il 70% delle imprese sono capitanate da over 70 e la percentuale di politici mediamente giovani presenti in politica è molto bassa. Che sia ora di un cambio generazionale? Al centro del dibattito organizzato dal movimento Carpe Diem, il difficile rapporto tra giovani e politica. Vediamo. Cosa avete fatto e cosa farete per i giovani e quanto incidono le politiche giovanili? Questa è la domanda a cui hanno dovuto rispondere alcuni politici invitati a partecipare al dibattito Young Politics, la politica vista dai giovani, i giovani visti dalla politica, organizzato dal movimento studentesco Carpe Diem, capitanato da Giorgio Pala, moderatore della serata. Dal sindaco di Lecce Paolo Perrone, alla vicepresidente della Regione Puglia Loredana Capone, dal consigliere regionale Saverio Congedo, alla vicepresidente della provincia di Lecce Simona Manca e poi ancora l'assessore comunale Massimo Alfarano e il consigliere comunale Paolo Fuori. Il rapporto tra i giovani e la politica è stato il tema toccato per una platea, quella delle officine Cantelmo, piena di giovani studenti liceali. Sono spettati al sindaco Perrone gli onori di casa, che ha evidenziato quello che da tempo è sotto gli occhi di tutti, ovvero una forte disaffezione alla politica da parte dei giovani. Punta sulla cultura e sull'intelligenza l'intervento di Loredana Capone, che fa una lunga lista delle iniziative che la Regione Puglia ha messo e continua a mettere in atto per i giovani, dal bando Bollenti Spiriti al progetto Principi Attivi. E ora pochi istanti di pubblicità. Design moderno, innovativo, accattivante. Ambienti ideali per ogni stile di vita. Questo è Berluni. Con 700 metri quadrati di assortimento espositivo, centro mobili e il negozio esclusivo Berluni. Dalla progettazione chiavi in mano al pagamento personalizzato. Dalle cucine alle camerette, vi offriamo competenza e professionalità. Centro mobili Berluni, a Nardò, in via Aldo Moro 82. Il piacere di sentirsi a casa. Bartoni, cucine e living. Distinguersi con stile scegliendo la qualità del Made in Italy al miglior prezzo. Cucine Aria Giorno, Statale 101 Lecce Gallipoli, zona industriale Lequile. Telefono 0832 26 30 35. Bartoni, cucine e living. Il Made in Italy al prezzo migliore. E come sempre concludiamo con lo sport. Si sono fatti passi avanti sia in classifica che sul piano del morale. Queste le parole del centrocampista Mesbah. L'Unione Sportiva Lecce aderirà all'iniziativa di un biglietto per la vita. Luigi Taurino. Sono proseguiti ieri pomeriggio sul sintetico del Colaci di Calimera gli allenamenti dei giallorossi in vista della sfida di domenica prossima contro il Cagliari. Assenti Giulietto Infortunato e Donati, che ha disputato l'amichevole degli azzurrini con la Russia, hanno lavorato a parte Ofere, Ferrario e Grossmüller. È stato a riposo Bertolacci, che dopo essere stato costretto a rinunciare alla convocazione nell'Under 21, dovrà effettuare gli esami che valuteranno l'entità dell'infortunio subito a Marassi.
Con le ultime due vittorie consecutive si sono fatti passi avanti sia sul piano della classifica che del morale, ha affermato il centrocampista Mesba. Ma ora bisogna pensare alla prossima gara, che sarà molto insidiosa. In questa fase del campionato dobbiamo pensare solo a noi stessi, ha concluso. Sono le altre squadre che devono pensare a noi. Dopo questi successi sarebbe un errore ritenere di essere già salvi. Intanto l'Unione Sportiva Lecce ha aderito all'ottava edizione de Un Biglietto per la Vita, organizzata dall'Associazione Salentina Donatori Volontari di Sangue. Coloro i quali hanno donato il sangue nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 14 aprile riceveranno un togliendo omaggio in occasione della prossima gara interna contro gli isolani. I giallorossi riprenderanno gli allenamenti questo pomeriggio al Via del Mare. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi.